Ieri è arrivata una brutta sorpresa, anzi un vero e proprio shock per i 1200 studenti dell'Istituto Melchiorre Delfico di Teramo che è stato posto sotto sequestro su ordine del Tribunale di Teramo. Il sequestro dell'edificio che appartiene alla provincia di Teramo è il risultato di un'inchiesta portata avanti dal PM Davide Rosati, basata su una perizia condotta dai tecnici del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna. In particolare l'analisi del comitato che ha esaminato l'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio costruito circa 90 anni fa smentisce quanto affermato dai tecnici della provincia di Teramo nelle valutazioni risalenti al 2017-2019. L'edificio situato in Piazza Dante non ospita solo il liceo classico, ma anche i licei scientifico e coreutico, oltre a 14 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Per gli studenti circa 1200 distribuiti in 68 classi, si stanno ora cercando soluzioni temporanee che permetteranno di continuare regolarmente le lezioni per il resto dell'anno scolastico. Stiamo agendo su due fronti, quello chiaramente della sistemazione degli alunni per garantire la continuità didattica, quindi per portarli in altri luoghi e nei prossimi giorni, senza alcuna sospensione. E l'altro, quello di realizzare, perché prevediamo che sarà difficile di sequestrare l'edificio, una nuova scuola provvisoria. Il grande problema, il grande tema è il sito, perché portare questo edificio, questa scuola, questi istituti, perché sono 5 in totale, al di fuori della città, desta preoccupazione sia ai genitori ma soprattutto alla logistica, trasporti, viabilità ed altro. Quindi stiamo cercando in ogni modo di trovare all'interno della città, possibilmente nei pressi del liceo classico, un edificio idoneo. Stiamo agendo a spirale dal centro, diciamo, quindi dal liceo classico, man mano ci allarghiamo analizzando tutti i siti e appena ne troveremo un idoneo sicuramente lo prenderemo con la formula dell'esproprio, quella più semplice, ma questo ci servirà, quindi l'immissione in possesso provvisoria, per poter iniziare i lavori. C'è chi ha parlato della DAD? No, la DAD è esclusa, la DAD non sarà attivata perché comunque attueremo formule diverse, che sono quelle magari di diversificare l'orario e di far andare gli alunni durante l'attività pomeridiana. Una questione che ha scosso studenti e professori che sperano di rientrare all'interno dell'istituto. Noi siamo tutti abbracciati, qui ci sono dei miei alunni che sono venuti a dare il loro contributo di affetto e di sostegno anche alla nostra preside, a tutto lo staff che sta lavorando in questo momento, e noi docenti siamo uniti in questo per cercare di riprendere il prima possibile dove non sappiamo le attività didattiche, poi sperando di poter rientrare qua. Il comune di Teramo è responsabile della scuola elementare e media collegata al convitto, dove risiedono circa 60 studenti fuori sede, attualmente trasferiti in un hotel come soluzione temporanea. Le attività scolastiche saranno sospese per diversi giorni in attesa di trovare una scuola che possa accogliere questi alunni. Si prevede nel frattempo che le classi delle elementari e medie verranno ospitate tra gli istituti degli Jacobis e San Berardo, con il servizio mensa garantito per gli studenti che ne usufruivano in precedenza.